Ben ritrovati con Dietro le Quinte. La scorsa settimana abbiamo visto come YouTube abbia nuovamente modificato le proprie regole della community, come abbia di nuovo modificato i suoi algoritmi per andare a stanare e a oscurare tutti coloro che parlano in maniera divergente rispetto alla narrativa del pensiero unico dei vaccini. Ben sappiamo come nell'ultimo anno e mezzo la furia censoria sia diventata conclamata addirittura sfacciata, come in qualche modo la scure della censura si sia abbattuta contro tutti coloro il cui pensiero diverge rispetto alla narrativa pandemica. Ebbene, se pensavate che in qualche modo questa forma di psicopolizia si sarebbe fermata, comunque attestata sulla narrativa pandemica, sul politicamente corretto, sul pensiero unico, ebbene vi sbagliate. Perché? Perché c'è una nuova guerra all'orizzonte. L'emergenza pandemica evidentemente si sta esaurendo e quindi ci vuole una nuova minaccia, una nuova crisi, una nuova emergenza da poter proporre all'opinione pubblica per intanto spianare la strada. E questa emergenza è ovviamente quella climatica, la guerra climatica. Noi continuiamo a sentire questa espressione guerra climatica, abbiamo ben assistito alle manifestazioni di piazza di Greta che non soltanto hanno accolto tantissimo consenso tra le masse, ma sono state anche benedette letteralmente dal potere, perché in qualche modo tutto ciò che ruota attorno al green, al verde, al clima piace non soltanto al potere, ma supporta anche quel grande imbroglio che è il capitalismo green e fa anche da stampella a quel grande reset che viene portato avanti dalle elite tecnocratiche. E quindi succede che la nuova emergenza, come dicevo, che si pone appunto all'orizzonte, che si sta presentando alle masse, è quella climatica. Non a caso bisogna sempre avere una minaccia estrema globale, come insegna Brzezinski, per poter tenere soggiogate, impaurite le masse, in modo che poi queste finiscano per adottare, per anzi legittimare qualunque tipo di provvedimento sarebbe stato altrimenti impopolare. E quindi ora vedremo che una volta sfumata l'emergenza pandemica, entreremo in quella climatica. Ne stiamo già, insomma, parlando da diverso tempo, ma in questa settimana c'è stata una vera e propria escalation che apre però la strada anche alla censura, perché come ben sappiamo, lo abbiamo visto proprio in questi mesi, prima di diventare così conclamata e sfacciata, la censura ha seguito un percorso, diciamo, graduale, progressivo. Si segue che cosa? Il potere, il sistema sa bene che si deve adottare il principio della gradualità o la finestra di Overton per poter manipolare le masse, per poterle controllare senza che queste se ne rendano conto, in modo che quindi questa forma di manipolazione sfugga alla percezione delle masse. E quindi che cosa si fa? Si adotta appunto il principio di gradualità. Non a caso, per censurare anche tutta una serie di contenuti che vengono derubricati a mera disinformazione, si è andati per gradi. Prima si demonetizzano certi canali e poi si passa alla censura vera e propria. Non a caso gli algoritmi sono stati appunto costantemente aggiornati per stare dietro a questo principio progressivo. E che cosa succede adesso? Succede che giovedì scorso Google e YouTube hanno annunciato una nuova politica che vieterà a coloro che criticano, dubitano, sostengono tesi alternative all'emergenza climatica di monetizzare i propri contenuti sulle proprie piattaforme tramite annunci o pagamenti ai creator. C'è un articolo di Axios in inglese che è stato ripreso da diverse testate. Ho scritto proprio un pezzo su questo che trovate sul blog di Visione TV. Lo stesso Axios spiega che ci troviamo di fronte a una delle misure più aggressive che qualsiasi grande piattaforma tecnologica abbia adottato per combattere la disinformazione sul cambiamento climatico. Quindi non sarà possibile monetizzare i contenuti che divergono da che cosa? Divergono da quanto è stato in qualche modo supportato dalla comunità scientifica, sebbene sappiamo benissimo che anche all'interno della comunità scientifica ci sia un dibattito anche aspro sulla questione climatica, ci siano diversi anche eminenti scienziati che la pensano in maniera
diversa rispetto a quella che è diventata in qualche modo la posizione mainstream. Google ha dichiarato di essersi consultata con degli esperti, come i rappresentanti del gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite, sui rapporti di valutazione dei cambiamenti climatici per adottare poi questa nuova politica. Secondo loro ci sarebbero le prove inequivocabili che mostrano insomma che le emissioni umane di gas serra stanno causando il riscaldamento globale e che quindi è giusto per adesso demonetizzare questi contenuti e chissà evidentemente in futuro anche censurarli. Ora, anche se fosse assolutamente giusta, ineccepibile, inequivocabile questo tipo di narrazione sull'emergenza climatica, anche se così fosse, poniamo, però ci si dovrebbe rendere conto che si sta continuando a erodere il dibattito democratico, nel senso che non si sta neanche più cercando di indurre un dibattito, un dialogo su certe tematiche, ma ormai ci sono delle tematiche tabù su cui è possibile soltanto il monologo, e il monologo è quello che si rifà esclusivamente, pedestramente a pappagallo a che cosa? A una forma di catechismo, il catechismo del pensiero unico, il catechismo scientocratico, ma è come se ci fossero dei dogmi e bisogna far mero riferimento a critico passivo a questi principi, a questi dogmi. Se si pongono in dubbio questi dogmi, anche sulla base magari di valutazioni empiriche o scientifiche, si viene tacciati di essere appunto dei negazionisti. Se prima si era negazionisti del virus, se ci si permetteva di criticare delle misure liberticide, se ci si permetteva di criticare il Green Pass, e ovviamente si è creato questo frame, questa cornice, questa etichetta negativa per denigrare i dissidenti, gli eretici. Adesso che cosa succede? Succede che è stata adottata la nuova nomenclatura che è quella di negazionista del clima. Se hai dei dubbi, se critici, se critichi, se fai anche riferimento a studi di scienziati che mettono in dubbio questo tipo di narrativa, vieni additato come un negazionista del clima. Infatti anche in questo articolo di Axios più in altri articoli si fa sempre riferimento ai negazionisti del clima, cioè la modalità è sempre la stessa. Cambiano magari i protagonisti, si modificano i personaggi in scena, ma alla fine la modalità è sempre la stessa, si utilizzano addirittura le stesse identiche espressioni. Quindi, se prima c'erano i negazionisti del virus, adesso ci sono i negazionisti del clima. E a costoro, che cosa succede? A costoro si vuole impedire di esprimere la propria opinione, anche qualora fosse sbagliata, ma anche qualora fosse sbagliata, quello è il problema di far esprimere queste persone. Ci viene detto dall'alto. Ci viene detto dai fact-checker, dai debunkers, che questa è disinformazione che va in qualche modo a inquinare i pozzi, a manipolare, a causare appunto, oltre che disinformazione, disagio all'interno dell'opinione pubblica e che quindi queste posizioni vanno boicottate il più possibile. Questo ovviamente l'ho detto più volte, è anche un atteggiamento paternalistico, cioè ci si pone in questo modo, il potere, il sistema tratta noi cittadini come se fossimo dei minus habens, dei bambini che non hanno non soltanto il diritto, ma neanche la capacità intellettiva, critica di poter meditare e di poter appunto maturare un proprio pensiero, una propria opinione sulla base di dati che si trovano anche online. E quindi si vuole fare in modo che l'informazione sia il più monolitica possibile. Però che si fa? Si va a non soltanto inibire il dibattito, ma anche a erodere la democrazia, perché le big tech e quindi anche i social sono diventati una forma di agora pubblico, dove si forma letteralmente, nasce il dibattito su certe tematiche. Nel momento in cui arrivano gli algoritmi e ti sospendono l'account, ti demonetizzano il canale o ti rendono impossibile che cosa? E fare comunque anche informazione, oltre che a esprimere il tuo
libero pensiero, capite che si è sempre meno in democrazia, ma perché continuando a erodere i principi democratici, andando poi a sostituirli con dispositivi basati sul biopotere per quanto riguarda la pandemia, e basati su questo nuovo mantra del green, del solidale, della resilienza e tutto il resto, diciamo, la sfera d'azione della libertà di pensiero, oltre che la libertà di informazione, finiscono per ridursi sempre di più. Oggi, come dicevo, si parla di demonetizzazione dei canali che dissentono in qualche modo dalla narrativa climatica, e domani, chissà, domani molto probabilmente sarà la censura degli stessi account, degli stessi contenuti. Dopodomani si farà la stessa cosa con chi parla, per esempio, di gender, e dopodomani ancora di un'altra tematica. È evidente il processo, lo schema che c'è dietro, segue il principio di gradualità. Vi invito un attimo a soffermarvi su questo tipo di tematica, su quello che ho detto, e di maturare la vostra idea. Grazie e arrivederci alla prossima puntata dietro le quinte.